Durante la terribile epidemia di colera che infierì a New York, avevo accolto l'invito fattomi da un parente ad andare a trascorrere con lui una quindicina di giorni nel ritiro di un suo villino sulle rive dell'Hudson. Aveva radunato laggiù quanto può meglio servire agli svaghi estivi, e fra passeggiate nei boschi, gite in barca, partite di pesca, bagni, musica, libri e disegni, avremmo potuto passare il tempo più che piacevolmente. Non fosse stato per le impressionanti notizie che giungevano ogni mattina dalla grande città così tragicamente colpita. Non trascorreva giorno che non udissimo della morte di qualche conoscente. Poi, con l'aumentare della mortalità, ci eravamo preparati ad attendere quotidianamente la perdita di questo o quello amico, tanto che avevamo finito col paventare l'avvicinarsi di chi che sia, vedendo in ognuno un messaggero di sciagura. L'atmosfera stessa del meridione pareva grondar morte e orrore, e questo pensiero ossessivo, allucinante, finì con l'impadronirsi completamente del mio spirito. Non riuscivo a pensare e a parlare d'altro, ne ero perseguitato persino il sogno. Il mio ospite era di temperamento meno eccitabile, e sebbene fosse a sua volta assai depresso di spirito, cercava tuttavia in ogni modo di infondermi coraggio e rassegnazione. Il suo intelletto, di natura squisitamente filosofica, non si lasciava minimamente influenzare da visioni trascendenti la realtà e rispondeva reagendo energicamente alla sostanza della paura. L'ombra, o per meglio dire le ombre di questa, lo lasciavano indifferente. I suoi sforzi per scuotermi dallo stato di anormale ipocondria in cui ero caduto erano però in gran parte annullati da certi volumi che avevo trovato nella biblioteca, tali da portare a rapida germinazione tutti quei semi di superstizione atavica che potessi portare latenti entro di me. Avevo letto quei volumi a sua insaputa e perciò molte volte non riusciva a spiegarsi il tono lugubre dei miei discorsi e dei miei ragionamenti. Mi era particolarmente caro il tema della credenza popolare nei presagi, credenza che in quel periodo mi sentivo pronto a difendere quasi a spada tratta. Vi avevamo avuto intorno lunghe e animate discussioni. Il mio congiunto ne sosteneva l'assoluta infondatezza. Io, invece, obiettavo che un sentimento popolare sorto tanto spontaneo, senza cioè alcuna traccia apparente di suggestione, doveva per forza possedere in sé elementi sicuri di verità ed era quindi meritevole di rispetto e di considerazione. Ora era avvenuto questo. Pochi giorni dopo il mio arrivo alla villetta mi era occorso un fatto assolutamente inspiegabile e talmente portentoso nel suo manifestarsi che potevo ben essere scusato se l'avevo giudicato un presagio. Mi aveva talmente atterrito, lasciandomi al tempo stesso così confuso e disorientato, che trascorsero molti giorni prima che mi decidessi a comunicare all'ospite quel che avevo visto. Verso la fine di una giornata afosa più del solito, mi ritrovavo seduto con un libro in mano davanti a una finestra spalancata dominante un vasto panorama in cui era compresa, oltre le rive del fiume, la vista di un lontano colle, di cui una pendice, e precisamente quella che potevo meglio osservare da dove mi trovavo, era stata quasi del tutto spogliata del proprio manto arboreo da una frana, o più esattamente da una lavina. Da un pezzo i pensieri mi si erano staccati dal volume che avevo davanti per indugiare sulla desolazione e sullo squallore che regnavano nella città vicina. Nell'alzare gli occhi dalla pagina, lo sguardo mi cadde sul declivio nudo della collina e si fermò. Anzi, fu attratto da un oggetto spaventoso, da non saprei descrivere quale mostro vivente in forma orrenda, il quale scese rapidissimamente ai piedi del colle, per sparire infine nella fitta foresta sottostante. Al primo scorgere, quella creatura d'incubo fui lì lì per dubitare della mia sanità di mente, o almeno delle mie facoltà visive, e dovettero trascorrere parecchi minuti prima che mi convincessi di non essere né pazzo né visionario. Eppure, quando avrò descritto il mostro, che vidi chiaramente e potrei seguire con calma durante tutti gli spostamenti,
Temo che chi mi leggerà avrà più difficoltà a convincersi dell'esaltezza di ciò che sto per riferire, di quanta non ne abbia avuta lo stesso. Facendo un rapido calcolo proporzionale tra le dimensioni dell'animale e il diametro dei grossi tronchi accanto ai quali era passato, pochi isolati giganti miracolosamente sfuggiti alla furia della lavina, conclusi che l'apparizione era di gran lunga superiore per proporzioni alla maggior nave di linea esistenti. Ho scelto questo paragone non a caso, che il mostro presentava effettivamente l'aspetto di una nave e lo scafo di una delle nostre massime unità ne rende in misura abbastanza adeguata l'idea. La bocca dell'animale era sita all'estremità di una proboscide lunga circa 2 metri e grossa quanto il corpo di un elefante normale. La radice di questa proboscide appariva circondata da un'immensa pasta di peli neri, ispidi e così abbondanti che sarebbero bastati a rivestire un'intera mandria di bisonti. Da questa specie di selva irsuta sporgevano in basso e lateralmente due zanne luccicanti, non dissimili da quelle del cinghiale selvatico, ma infinitamente più lunghe. Verso l'esterno e parallelamente alla proboscide si protendeva un filamento gigantesco, lungo almeno 1,5 metri, dall'apparenza di cristallo puro, avente la forma di un prisma perfetto, tanto che rifletteva in modo meraviglioso i raggi del sole morente. La proboscide, foggiata a mo' di cuneo, aveva la punta rivolta in basso, e da essa si dipartiva una duplice coppia di ali, lunghe ognuna almeno 30 centimetri. Ogni coppia era sovrapposta all'altra ed erano tutte completamente ricoperte di squame metalliche. Ciascuna squama aveva il diametro apparente di circa 3 metri. Notai pure che l'ordine superiore di ali era legato all'inferiore mediante una robusta catena. Ma ciò che maggiormente mi colpì dell'orrenda apparizione fu l'immagine di una testa di morto che copriva quasi tutta la superficie del petto ed era così minutamente disegnata in bianco sullo sfondo nero del corpo, ove spiccava emanando una radiosità abbagliante che solo la mano di un grande artista poteva avervela tracciata. Mentre così contemplavo, paralizzato dallo stupore e dall'orrore, il terrificante animale, e ancor più l'emblema che recava sul petto, e mentre un senso di sciagura imminente, che nessuno sforzo della ragione riusciva a soffocare, si impadroniva del mio spirito, vidi le enormi mandibole all'estremità della proboscide spalancarsi d'improvviso e intesi uscirne un grido prolungato di una lugubrità agghiacciante che ebbe sui miei nervi già così duramente scossi l'effetto di una campana a morto, tanto che mentre il mostro scompariva ai piedi della collina caddi a terra privo di sensi. Quando mi riebbi, il primo impulso fu naturalmente di informare l'amico di quanto avevo visto e udito, e non so neppur io spiegare perché alla fine tacqui, non riuscendo a vincere uno strano senso di riluttanza e confidargli il mio segreto. Alla fine una sera, 3 o 4 giorni dopo il fatto, ci trovavamo seduti insieme nella stanza dove avevo avuto l'apparizione. Io occupavo l'identico posto alla solita finestra, mentre l'ospite si era sdraiato su di un divano, poco distante. La concomitanza del luogo e dell'ora mi spronarono a un tratto a parlargli del fenomeno al quale avevo assistito e mi ascoltò attentamente sino alla fine. Sulle prime scoppiò in una sonora risata, ma subito tacque e assunse un aspetto insolitamente grave e pensoso, quasi mi giudicasse pazzo al di là di ogni dubbio possibile. Quando ecco ripresentarmisi davanti il mostro, sul quale con un grido soffocato di spavento attrassi immediatamente la sua attenzione. Si volse prontamente, ma afferrò di non vedere nulla, sebbene gli descrivessi minutamente l'avanzata e il comportamento della fiera, man mano che procedeva lungo il declivio spoglio della collina. Questa volta il terrore in me si era fatto smisurato, poiché ero certo che la visione fosse o un presagio di morte per me, o peggio ancora il segno precoritore di un attacco di follia incipiente che minacciava di sconvolgermi per sempre la ragione. Mi accasciai, disperato, contro lo schienale della sedia, e per alcuni minuti mi nascosi il capo tra le mani. Quando mi riscossi dal mio abbattimento, la visione era scomparsa. Il mio ospite nel frattempo
era ritornato apparentemente normalissimo e prese a interrogarmi con molta precisione e insistenza circa l'aspetto dell'animale che avevo veduto. Dopo che io ebbi risposto nel modo più esauriente possibile alle numerose domande, trasse un profondo sospiro, come se gli fosse stato tolto dal cuore un peso intollerabile, e riprese a discorrere con una serenità distaccata che giudicai crudele di argomenti di filosofia speculativa già altre volte esaminati insieme. Ricordo come egli insistesse in modo particolare, fra l'altro, sul concetto che la prima fonte d'errore di tutte le indagini umane consista nella facilità della mente a sottovalutare o a esagerare l'importanza di un determinato oggetto, unicamente in base a un calcolo sbagliato della vicinanza o meno di esso oggetto. Ad esempio, per giudicare convenientemente, disse a un certo punto, l'influsso esercitato sull'umanità in genere dal costante diffondersi della democrazia, non si dovrebbe mai tralasciare nel nostro giudizio la distanza nel tempo in cui tale diffondersi può eventualmente verificarsi. Tuttavia, sapresti citarmi un solo scrittore che si sia occupato dell'arte del governare, il quale abbia mai ritenuto degna di discussione questa particolare branca della politica? Giunto a questo punto, fece una breve pausa, si avvicinò a uno scaffale e ne tolse uno dei soliti compendi di storia naturale a uso delle scuole. Mi pregò quindi di cambiare di posto con lui, per consentirgli di poter leggere più facilmente il volume, che era a caratteri minutissimi. Spostò la poltrona accanto alla finestra, poi, dopo aver aperto il libro, riprese il discorso pressappoco sullo stesso tono di poc'anzi. «Se tu non mi avessi descritto il mostro con una minuzia addirittura eccessiva, molto probabilmente non sarei mai riuscito a dimostrarti che cosa tu abbia veduto in realtà. Permettimi, prima di tutto, di leggerti una descrizione scolastica del genere Sfinge, della famiglia dei crepuscolari, dell'ordine dei lepidotteri, della classe degli insetti. Eccola. Quattro ali membranose ricoperte di minuscole squame colorate di aspetto metallico. La bocca forma una proboscide arrotolata, creata da un allungamento delle mascelle, sui cui lati si trovano mandibole rudimentali e palpi lanuginosi. Le ali inferiori sono collegate alle superiori da un filamento peloso rigido e le antenne presentano la forma di un bastone allungato, prismatico. L'addome è appuntito. La sfinge testa di morto semina a volte il panico tra il popolino per il curioso grido lugubre che essa emette e per i simboli macabri che reca impressi sulla corazza. A questo punto il mio ospite chiuse il libro e si sporse in avanti sulla sedia, mettendosi esattamente nell'identica posizione da me occupata nel momento in cui avevo scorto il mostro. «Ah, eccolo!» esclamò poco dopo. «Sta rilasciando il declivo della collina e devo ammettere che si tratta di un esemplare non comune. Non è però né immenso né lontano come tu te l'eri immaginato. Per essere esatto, ti dirò che mentre lo vedo salire tortuosamente su un filo, tessuto probabilmente da qualche ragno lungo l'intelaiatura della finestra, mi pare debba avere almeno un sedicesimo di polline di lunghezza, mentre la sua distanza dalla mia pupilla non supera nemmeno essa il sedicesimo di pollice.